Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video di Halloween. Halloween è la notte delle streghe, quindi noi parliamo di stregoneria e in particolare di processi alle streghe. Vi parlerò dei tre processi che sono considerati quelli più famosi e più conosciuti nella storia della caccia alle streghe. Intanto, un breve cenno storico, perché la stregoneria ha le sue origini addirittura nel codice Hammurabi. Quindi stiamo parlando del secondo millennio avanti Cristo. In questo codice sarebbero contenute delle disposizioni, delle descrizioni contro maghi e stregoni che avrebbero arrecato del male ad altri. Quindi già in quel periodo si cominciava a parlare di stregoneria, ma ci sono dei periodi storici durante i quali la caccia alle streghe è sicuramente stata centrale, ad esempio nel Medioevo, ma soprattutto nel Rinascimento, perché contrariamente a quanto si pensa, è stato il Rinascimento a vedere più processi alle streghe, più condanne e soprattutto la caccia alle streghe. Ma andiamo con ordine. Il primo processo alle streghe della storia è avvenuto a Tolosa, in Francia, nel 1275. Qui fu accusata di stregoneria Angela de la Barthe, che è stata la prima donna processata per stregoneria e poi condannata a morte. Questa donna è stata accusata di essere una strega perché, diciamo che secondo alcuni testimoni, avrebbe avuto rapporti sessuali con il diavolo e avrebbe poi partorito una creatura mostruosa con la testa di lupo e la coda di serpente. Per nutrire questa creatura avrebbe ucciso dei bambini, gliele avrebbe dati in pasto, avrebbe dissotterrato delle ossa, delle tombe, sempre per nutrire questa sua creatura. E quindi provocato morte e distruzione. Questa donna fu condannata e fu arsa viva nella piazza di Tolosa. Un altro famoso processo alle streghe è quello che c'è stato a Salem. Qui siamo già nel 1692, quando due ragazze, Elizabeth ed Abigail, che erano le nipoti del reverendo di Salem, hanno cominciato ad avere dei comportamenti strani. Strisciavano per terra, avevano comportamenti aggressivi, si nascondevano dietro a determinati oggetti, facevano discorsi incomprensibili. Ovviamente è stato chiamato un medico, è stata data loro una cura che però non ha funzionato. Quindi, come spesso all'epoca accadeva, quando le cure mediche non funzionavano, si pensava che tutto questo potesse essere opera di qualche strega. Quindi, si è cominciato a pensare che a Salem ci fossero delle streghe, anche perché nel frattempo altre ragazze, sempre della loro età, hanno cominciato ad avere gli stessi strani comportamenti, quindi si è dato il via alla caccia alle streghe e si è pensato che tutto fosse partito da Tituba, che era una schiava che abitava proprio con le due ragazze. Questa donna praticava effettivamente dei rituali di stregoneria, dei rituali di magia, aveva confessato di aver avuto dei rapporti con il diavolo, di venerarlo, di aver fatto dei riti voodoo e quindi in qualche modo questo era stato collegato a quello che stava accadendo a tutte queste ragazze. Quindi ci fu il famoso processo alle streghe di Salem, ma clamorosamente questa donna, Tituba, anche se aveva confessato di essere una strega, non fu condannata a morte. Quindi questa è una cosa un po' particolare. Un altro famoso processo alle streghe è quello di Triora. Io avevo già caricato un video sul canale parlando di Triora, ma mi sono resa conto che è completamente privo di audio. Quindi ho pensato di inserirlo in questo video per parlarvene. Triora è un paesino sulle alture della Liguria, è anche vicino a casa mia, io ci sono stata, ed è famoso per essere il paese delle streghe, proprio perché lì è avvenuto un sanguinoso processo alle streghe. Siamo più o meno a metà del 1500, quando a Triora cominciano a verificarsi delle calamità naturali, ci sono delle carestie, ci sono dei danni, le persone sono senza cibo. E quindi è stata data la colpa di tutto questo alle streghe. Si è pensato che fosse opera di qualche strega. Quindi è partita la caccia alle streghe, sono state processate e condannate un sacco di donne, anche un sacco di bambine. Quindi è forse un processo, particolare anche perché ha coinvolto delle bambine molto piccole. Sono state uccise, arrestate un sacco di donne, ma anche un sacco di uomini in realtà, perché ci sono anche stati uomini ad essere stati condannati di stregoneria e quindi è stato un processo molto molto sanguinoso.
Inoltre a Triora c'è un pane che è molto famoso, il pane di Triora. Questo pane all'epoca veniva fatto con la segale cornuta, che è un particolare tipo di segale che se viene infettata da un fungo ha la capacità di andare ad alterare il sistema nervoso centrale. Quindi quando il sistema nervoso centrale si altera, quello che può accadere è di avere delle allucinazioni. Quindi era un pane allucinogeno e si è pensato che fosse il pane delle streghe, che fosse opera delle streghe. Ovviamente oggi il pane di Triora è fatto con un ingrediente assai più sano per il corpo. Comunque ho fatto il tutorial sul pane di Triora, ve lo lascio nelle schede. Comunque, per tutti questi motivi si è pensato che a Triora ci fossero le streghe e c'è stato questo sanguinoso processo. Gli atti originali dei processi sono contenuti nell'archivio di Stato di Genova, sono visibili, quindi se volete potete andare a vederli, ovviamente se siete vicini a Genova, ma a Triora, nel paese stesso, c'è un museo dedicato alla stregoneria dove potrete vedere le fotocopie degli atti dei processi e tutti gli strumenti di tortura. Questi sono alcuni dei processi più famosi che sono stati fatti appunto alle streghe, ce ne sono tantissimi altri, io vi ho citato solo questi tre, ma purtroppo in quel periodo ci sono state tantissime condanne e tantissime morti di donne che sicuramente erano anche innocenti. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.